È uscito il trailer di Kingdom Hearts 4. Che bel tempo per essere vivi. The Lost Master Arc. Ok. 選択肢は無限にあるはずだ。Ovviamente, hai molti mondi tra cui scegliere, l'abbiamo ormai scoperto da anni questa cosa. Bello, queste robe fotorealistiche. Stonano molto con quello che è Kingdom Hearts, a parer mio, però ci stanno. La scelta è tua. Molto. Allora, ha sempre la solita faccia Sora, ma si vede che è adulto qua. Cioè, o meglio, è più grande di tutti gli altri. Questo è quello di. Oh. Ok, e siamo stati addormentati fino ad ora. Quadratum. Ok, ma è un mondo reale. Allora, fermo un secondo, già mi devo fermare. È simile all'Afterlife, quindi. Però è un mondo reale, quindi simile reale. O tutte queste persone sono morte, o è come in The World End With You, che per noi è come il post vita, ma per loro è una vita normale. Eccolo qua. Bello ritornato lui, eh. Ah no, non è neanche. Ah, è diverso. No, io pensavo che fosse il solito Heartless, quello gigante. E invece è anche più grosso. E niente, lui è impegnato a fare le foto. Ah sì, è diverso. E abbiamo ancora il keyblade, per fortuna. Bello però, mi piace di design. Ma è una versione più grande del nostro. Vorrei subito tornare indietro un attimo. Oh, la trivella! Quindi ancora i poteri precedenti ce li abbiamo ancora in mente. Ok, il Master of Master. Quel 4 quanto fa male. Quanto fa male questo 4. Oggi. Paperino. Ma cos'è l'abisso, Dark Soul? Ci stanno ancora cercando, quindi. Ovviamente. È Ade quello? È Ade veramente! È Ade! Sono andati. Oh! Oh no! Sono andati da Ade, perché giustamente, vaffanculo tu questa pubblicità. Sono andati giustamente dall'unico che di morti effettivamente ne sa qualcosa in tutto quanto il mondo di Kingdom Hearts. Comunque è bello vedere che Ade è, sì, sempre considerato il cattivo, ma non è un cattivo da far fuori alla fine. Non come tutti gli altri cattivi della Disney, perlomeno. Più che altro volevo rivedere un attimo la scena qui. Ok, si è allungata la catena, si è allungata la nostra catena e non il Keyblade effettivamente. E comunque questa è una versione, boh, non lo so, più grande, più cattiva del Darksider. Io ho già paura per questo titolo, io spero. Allora, perché visto così sembra molto
un titolo alla 0.2. Sembra veramente un titolo che aggiunge un pezzo di storia, però è un Kingdom Hearts 4, quindi è parte effettiva della storia principale. Quindi mi chiedo, sarà ancora come Kingdom Hearts 3? Spero sinceramente di no. Ma spero neanche sia come lo 0.2, che è durato quel che è durato e non ha dato granché oltre a quello che ha dato. Però, oh Gesù, quanto ho bisogno di sapere io.